mi faceva piacere, sentivo il dovere di venire a salutare il sindaco Basile dopo il mio rientro. È stata l'occasione non soltanto di un saluto istituzionale, ma anche l'idea di mettere a punto alcuni punti sui quali ragionare rispetto alle strategie di sviluppo comune del nostro territorio, che vanno dal marketing territoriale alla cultura, al turismo. Naturalmente uno dei punti essenziali è quello della mobilità e dell'accessibilità fra le due sponde dello stretto, e credo che al netto di questi elementi sia importante lanciare un messaggio agli occhi del Paese che due città metropolitane, due città sorelle come Reggio Calabria e Messina dialogano, si parlano e quindi trovano un punto comune che le dà più forza e le dà più responsabilità nel panorama politico istituzionale nazionale. Sì, più che istituzionale direi operativa. Siamo seduti accanto, dicevamo, con il collega in Ancinazionale, aspettando il ponte tra virgolette, e ce lo creiamo in maniera più che virtuale, pratico, su quelli che sono i temi che ci accomunano. L'area integrata dello stretto è una realtà che esiste, c'è un tema che è quello dei trasporti, ma c'è anche un tema che è quello dei contenuti. Noi siamo una città che si sta negli ultimi anni facendo spazio nel panorama siciliano, dall'altro lato Reggio Calabria la conosciamo tutti con tutte le sue bellezze artistiche e culturali. Questo connubio oggi in questa chiacchierata importante andrà avanti, conto di andare a trovare io il sindaco di Reggio nei prossimi giorni per continuare quello che già ci siamo detti e abbiamo scritto.